lavorare meno, lavorare tutti. No, io invece vorrei dire, se qualcuno di voi è ricco e volesse mantenermi, non ce la faccio più a lavorare. Come mi chiede la mia panettiera, ma ci campi? E io devo dire sì. Cioè, ho avuto un momento in cui ho detto mollo tutto, però vabbè, ti rimetti in piedi e ricominci, dici no, vabbè. Che ci sono professioni, vai dal commercialista, non sa neanche bene dove metterti come categoria. Tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Faccio la restauratrice e decoratrice. Ho fatto l'Accademia delle Belle Arti qui a Milano, Brera. Mi piace il lavoro che faccio e l'ambiente in cui lo svolgo. A me piace molto lavorare in cantiere, il fatto anche di potermi sporcare. Io non mi ritengo un artista, mi ritengo un'artigiana. Diciamo che il lavoro del montaggio è un lavoro sicuramente affascinante ma anche molto impegnativo, soprattutto a livello mentale. Sei seduto davanti, dinanzi a un computer ed è quindi tutto una lugubrazione mentale, nel senso che tu hai tantissime ore di girato, a volte no, e da queste ore di girato devi trarne qualcosa. Quindi è un lavoro molto di psicologia, di costruzione di una storia. Si comincia con una grandissima faccia tosta. Ho fatto un paio di provini, tra cui uno all'ufficio casting delle reti Mediaset, e da lì mi hanno scelto per una fascia di telepromozioni. Sono delle scenette in cui tu vendi un prodotto. Non è che lo vendo io in modo diretto, ma promuovo le qualità del prodotto, e ho avuto la fortuna di condurre in 3 anni 1000 puntate. Divertentissimo, simpaticissimo, grandissima esperienza, e quindi posso dirti che ho imparato a fare un mestiere. Io faccio 2 lavori, faccio l'artista per me e per vivere, vendo dei mobili che non mi appartengono. Per amore di non vendere quello che faccio io, ho imparato a vendere quello che non faccio io. A scuola io mi sono iscritto nel 94, il mio primo spettacolo da professionista, diciamo, l'ho fatto nel 2000. Produco degli spettacoli, poi li vendo, li compra chi gestisce delle rassegne per il teatro giovane, e li porto a dei festival, spero che piacciano. Quando piacciono di più, di solito se ne vendono di più, quando piacciono di meno, di solito se ne vendono di meno. Ho cominciato a fare l'attrice quando ho visto lo spettacolo di della compagnia in Burkina Faso, che era anche un po' famosa. E lì c'era un centro che fanno il teatro, la danza e le cose artigianali, come fare la tentura. E allora sono andata lì e ho cominciato a fare il teatro, la danza, anche la tentura. Ho fatto di tutto. Fare il critico significa stare sempre attento a quello che emerge di nuovo. Significa andare negli studi degli artisti, interessarsi a quello che emerge di nuovo, non solo in ambito artistico ma in ambito culturale. Il mestiere del giornalista è fatto 90% di redazione, di desk, stai inchiodato al desk, passi le agenzie, tagli le agenzie. Prima di riuscire a scrivere comunque devi fare tantissima, giustamente anche tantissima esperienza. Come idea c'era quella, comunque, di fare un lavoro che mi portasse a viaggiare, e nell'idea degli adolescenti, no? C'è l'idea del giornalista un po' come viaggiatore, questa idea romantica, poi non è così, poi scopri che non è così. Ho iniziato a pensare di fare il giornalista che avevo già 29 anni, quindi c'è una piccola dimostrazione che non bisogna per forza a 23 anni avere le idee certe, magari bisogna sapere, è molto più facile sapere cosa uno non vuole fare all'inizio. La prima telefonata di assunzione l'ho ricevuta appena laureata a Roma, alla Sapienza di Roma, e ho una banca, contratto di assunzione a tempo indeterminato, al quale io ho detto subito di no, ma semplicemente perché mi avevo già riproposto di non finire con una laurea in economia e commercio a lavorare in una banca. Il discorso sta nel crearti appunto la visibilità
in un sistema in cui ok, oggi sono entrato, domani non ci sono più, fino a qua sono arrivato con le mie forze e da qui in poi forse ci vorrà qualcuno che se crede in me, se si fida di me, se può vedere come prodotto Mirko, allora magari potrò fare il grande salto. Credo che stiamo andando completamente alla deriva perché stiamo ancora aderendo a modelli che sono profondamente antisociali e che continuano ad esaltare una figura che poi diventa astratta, che è quella dell'individuo da solo contro tutti, che lui ce la fa. Che è basata sulla competitività, che è quella che poi è rappresentata dalla destra, è un tipo di cultura che è più basata sulla solidarietà, che dovrebbe essere quella della sinistra. Essere capaci di dosare questi due valori, questi due modi di esprimersi dell'essere umano, la competitività, la giusta prevalenza di chi è più bravo rispetto a chi lo è meno, ma dall'altra parte anche il valore della solidarietà. Quindi il tener conto che non tutti riescono, magari neppure vogliono inserirsi all'interno di un sistema, finché non riusciamo a trovare un equilibrio, un dosaggio, non credo che si possa proprio migliorare nulla. C'è un po' questa lotta al raggiungimento del posto in cui vince il più forte, vince quello che resiste, che non soccombe o comunque un po' la legge della giungla. Più che meritocrazia viene misurato in base alla resistenza fisica, di sopportazione, di umiltà, fedeltà al giornale, il fatto di essere disposti a fare le notti. Quando ti fanno un contratto per 11 mesi, escludendo il mese delle vacanze estive, che diventa un mese doppiamente pesante perché non è pagato e in più se vuoi riposarti spendi più di quello che spendi in un mese normale. Questo non, come dire, ti dispone in una maniera conflittuale rispetto all'azienda per la quale lavori. La cosa ideale sarebbe che si potesse scegliere di rischiare un tipo di vita precaria, ma se non si avesse questa, diciamo, questo coraggio, sarebbe giusto poter scegliere un tipo di vita più protetto. Adesso sto lavorando e quando ho un lavoro tra le mani, dal momento che non ce l'ho sempre, perché comunque lavoro con contratti a progetto, lavoro un anno in maniera continuativa e poi magari sto un mese e mezzo a casa nell'attesa che mi richiamino, no? Tra una chiamata e l'altra c'è sempre quell'ansia, oddio, cosa farò? Adesso sono qui con le mani nelle mani, insomma, il terrore c'è sempre. Per 6 mesi non ho lavorato. Quei 6 mesi mi hanno fatto bene, mi hanno fatto riflettere, pensare e dire, ok, oggi sono 6 mesi, domani potrebbe essere un anno, no? In Burkina Faso c'era tanto lavoro, diciamo, per noi artisti. Io ero più sicura, diciamo così, più sicura perché so che ho tante cose da fare. Qui in Italia, sì, faccio delle cose, non so. Io non so dirti che cosa farò quest'anno. La creatività è un muscolo, invece questa situazione di non continuità del lavoro tende ad atrofizzare questo muscolo, che invece deve essere sempre tenuto in allenamento. Molto difficile per un attore tenere il muscolo della creatività in allenamento. E purtroppo in Sicilia con l'arte non si vive. Si respira l'arte, ma non si vive con l'arte. Quindi ho dovuto inventarmi altri tipi di lavoro. La tipologia del mio lavoro ben si sposa con l'essere molto flessibili, nel senso che tu può capitare che per una settimana lavori 20 ore al giorno e poi magari fai 2 settimane dove non lavori e decidi di non lavorare o magari non c'è proprio lavoro, quindi magari ti capitano mesi in cui lavori tantissimo, degli altri mesi dove lavori poco. Preferisco comunque un lavoro flessibile, ovvero di freelance, un po' per una questione caratteriale, perché l'idea di dovermi alzare tutti i giorni alla stessa ora, fare esattamente sempre le stesse cose, anche se questo magari poi ti porta ad avere una certezza,
preferisco l'incertezza. È stata creata questa epica del precario, dello sfruttato, e quindi in questo calderone sono finite le persone che hanno effettivamente delle difficoltà, magari si sentono queste storie e si conoscono di donne licenziate il giorno stesso in cui in azienda hanno scoperto che erano incinta, e studenti che dicono di avere 22-23 anni, che stanno studiando all'università, hanno un lavoretto e dicono di essere precari, e quindi il rischio è che non si riesca più a risolvere le situazioni concrete, parlando soltanto dei precari, del dramma del precariato. Confronto a persone che comunque guadagnano 1.000-1.200 euro al mese, non mi sento proprio di chiamarmi precaria. Parliamo anche di cifre che non sono nella media italiana, sono un pochino più alte, non tantissimo, però un pochino più alte. Per quanto concerne un'indipendenza economica, non lo so, io spero al più presto. Arrivo ai 1.500 euro al mese, uno stipendio normale, credo. E quindi l'essere in casa mi aiuta anche. Per i praticanti guadagni 1.100 netti più o meno. Se sei professionista guadagni sui 1.600-1.800. Ogni volta che io, insomma, pianto i piedi per terra e mi vado a fare i conti, ho una tale rabbia che è meglio che non la fa, non mi aiuta assolutamente. Io ho la fortuna di lavorare parecchio, ho lavorato parecchio, e quindi in un mese i tuoi 5.000 euro li porti a casa, lavorando in modo costante. C'è il mese in cui lavori tanto e il mese in cui non lavori, quindi quei 5.000 euro devi saperti gestire anche per i momenti di magra, come si dice, no? Il mutuo ho dovuto cointestarlo con mio padre, cioè neanche la garanzia, cioè mio padre garante non era sufficiente, hanno voluto che lo cointestasse. Cioè lo so che uno dice, ah, lavoro da 8 anni, sono andato in banca e non mi hanno voluto fare il mutuo, ma io faccio un lavoro diverso, quindi lo sapevo prima di scegliere questo lavoro che in banca non mi avrebbero dato il mutuo. Chi fa una professione un po' irregolare come quella del critico d'arte, che è una professione che non ha un inquadramento specifico, in queste condizioni è chiaro che se vai da una banca a chiedere un mutuo per comprare una casa non te lo danno. Mi hanno dato il mutuo, ma siamo in due, quindi c'è una compagna che fa la professoressa precaria e un critico che per costituzione è precario. Due precarietà fanno quasi una non precarietà. Il fatto di avere uno stipendio fisso non è una cosa che mi appartiene, non è il guadagnare 4.000 euro al mese che mi preoccupa. Mi preoccupa realizzare dei lavori che mi danno la possibilità di vivere. Sicuramente a tutti piacciono i vizi, però non bisogna vivere per i vizi. Cosa vale comprarsi una casa se poi in realtà si vive poco all'interno e si vive male? Cioè, bisogna vivere ogni giorno di felicità, di cose belle, di cose semplici. Ho fatto l'Accademia Belle Arti, ho cercato di crescere fin da piccolo in quello che era il mio modo di vivere. Prima mi sono laureata in scienze politiche, poi dopo ho fatto un master in relazioni internazionali all'Università di Bologna. Non ho fatto la scuola di giornalismo, sono un po' una pecora nera, nel senso che quasi tutti i giornalisti oggi entrano nei giornali, nelle TV e nelle radio dopo aver fatto una scuola di giornalismo. Ho fatto il DAMS a Bologna di cinema, quindi è stata volutamente la mia una scelta quella di diventare montatrice o comunque di lavorare nel campo video. Ho studiato e poi ho iniziato un percorso abbastanza classico. Io studiavo all'università lettere, ma niente che mi piacesse davvero, fino a quando ho scoperto un corso di teatro. Non appena ho messo un piede nella sala prove la prima volta, mi ricordo benissimo in quel momento in cui ho deciso che avrei fatto l'attore per il resto della mia vita, insomma. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta, cioè probabilmente rifarei lo stesso percorso.
perché comunque mi ha dato tanto, cioè a livello culturale credo anche mi siano serviti quegli anni. Cioè nel campo della critica d'arte, dirò una cosa impopolare, io credo che la formazione non sia importante. Quello che fa questo tipo particolarissimo di professione è la personalità. Con i reality, con tutti questi programmi in cui lo sviluppo è molto veloce, non c'è bisogno di questa grande formazione. Hanno distrutto un sistema di meritocrazia, comunque porta via dei posti a persone che magari sono lì da anni, che provano, che studiano, che picchiano, recitano. Non sai recitare, non sai far nulla, però un regista ti ha visto e vai bene per quel ruolo e diventi protagonista. Poi da lì diventa tutto più facile, no? Perché se sei riconosciuto dal grande pubblico, domani investiranno comunque su di te, perché comunque a qualcuno piacerai, a degli sponsor piacerai, perché comunque purtroppo il discorso è legato a quello. Se tu riesci a vendere, la tua faccia riesce a vendere, credo che lavori parecchio. Se non vendi... Chi lo sa se il mio posto è qui? O è solo una fatalità, una questione di numeri, di probabilità. Mi sono detto tantissime volte che se rinasco faccio l'idraulico, ma perché ho avuto la visita di diversi idraulici a casa e ho visto quanto guadagnano e mi ha fatto riflettere. Un paese senza pensatori, senza artisti, senza scrittori, senza musicisti, di livello internazionale è un paese del terzo mondo. L'altra notte ho fatto un sogno, ma un sogno piuttosto realistico. Queste torme di intellettuali, di laureati in giurisprudenza, in lettere, in scienze politiche, tutte queste persone figlie del sogno del boom economico, con i genitori che hanno lavorato e lavorato per fare studiare questi figli, che stavano sotto la finestra di un idraulico a aspettare che l'idraulico, come sappiamo oggi un idraulico può guadagnare in nero in un giorno quanto guadagna in un anno un intellettuale. Questi intellettuali che stavano sotto la finestra dell'idraulico a aspettare che l'idraulico finisse di mangiare, che buttasse gli avanzi del sushi dalla finestra e poi loro li avrebbero potuti raccogliere, l'intellettuale che con la pelliccia di visone, con le unghie laccate, con il SUV parcheggiato fuori, desse loro qualcosa della sua ricchezza, della sua immensa affermazione in questo mondo dove adesso, nel 2008, non c'è spazio per chi ha studiato, per chi... Insomma, per questa figura anomala e anche un po' ridicola dell'intellettuale. Se sul serio vogliamo affrontare la questione del precariato, probabilmente dovremmo partire dal grande calderone di persone assunte a tempo indeterminato, perché soltanto in questa maniera riusciremo a creare un'effettiva flessibilità del mercato del lavoro, soltanto convincendo le persone che forse si può cambiare lavoro, forse anche passando da contratto a tempo indeterminato a un altro contratto a tempo determinato, ma laddove non c'è una situazione di soddisfazione forse bisognerebbe tentare di avvicinarsi a una situazione maggiormente ideale, ottimale, un lavoro che ci piace di più invece di lamentarci e basta. Diciamo che la politica deve fare, non può fare, deve fare tanto, perché nella mia terra la politica da sempre ci ha abbandonati. Quelle poche volte che è stata presente ha dato delle possibilità di comunicare e di far cambiare delle piccole cose. È abbastanza particolare, e questo non vale solo per il giornalismo, che per accedere alla professione tu debba pagare un master
che in alcuni casi arriva a costare, mi dicevano, anche 14.000 euro. È abbastanza particolare il fatto che si preveda l'abusivato, cioè tu magari stai lì 3-4 anni, ma nessuno sa che sei lì se non per la tua firma, per i pezzi che escono. Sarebbe giusto che il limite del pensionamento fosse abbassato, quindi che fosse consentito un ricambio generazionale, ma questo non solo nel giornalismo, cioè a partire dalla politica, voglio dire, a un certo punto sarebbe anche ora che lasciassero un po' di posti liberi. La politica dovrebbe occuparsi di queste vicende, io direi che dovrebbe occuparsi delle professioni che non sono irregimentate o riconosciute e che sono molte oggi e cercare di capire insomma cosa si può fare per garantire che certe professionalità possano essere svolte senza essere troppo gravate, per esempio dal punto di vista fiscale, o senza che debbano essere totalmente in balia dei committenti. Certo che dovrebbe essere la politica, lo Stato con dei cambiamenti ad aiutare questa condizione di precariato, di questa quella che viene chiamata la flessibilità del lavoro, che in verità non è flessibilità del lavoro, è solo precariato del lavoro. Non mi sembra che questo governo le stia affrontando seriamente, è più preoccupato a parlare di clandestini, di sicurezza. Cosa che non mi sembra che dovrebbe fare, dovrebbe magari investire più su problemi reali. Siamo arrivati a un punto tale che il fenomeno riguarda davvero tantissime persone, più di quelle che immaginiamo. Il vero cuscinetto sociale in questo momento in Italia, l'unico che esiste, è la famiglia. Questo riguarda sia i figli d'operai che i figli di persone molto, molto ricche. Ci troviamo di fronte a degli schieramenti politici che devono a loro volta rispondere a poteri più forti, che sono i poteri dell'industria, delle banche, delle multinazionali. Le grandi marche commerciali hanno sicuramente molta più potenza di organismi rappresentativi. Faccio l'esempio dell'ONU, che hanno un valore simbolico, ma poi un valore concreto, una capacità di azione praticamente inesistente, o quasi. Chi non si sente pronto a rischiare, allora dovrebbe rinunciare a qualcosa. Chi si sente pronto a rischiare dovrebbe avere molto di più. Quanto spettacolo farà, quanto giorno lavorerà, non so dirtelo. E allora penso che l'ansia c'è. E spero che, insomma, che vada sempre bene, che continui sempre così, ecco. Io voglio vivere ogni giorno svegliandomi con l'idea che oggi faccio e creo quello che mi piace. Io ho scelto una vita, non mi pongo neanche la questione se sia lavoro o non lavoro, ogni tanto ho fatto una scelta. La scelta è forte. Dopo tutte queste cose non mi assumeranno mai. Ma chi me l'ha fatto fare? Mi fa schifo sto lavoro, già faccio più. Fammi entrare per favore.